I pani d'oro della vecchina. Una vecchina abitava in un paese abbracciato al corso del fiume. Ogni giorno si dava un gran da fare a cucinare dolci e golose torte. Poi, alla sera, si sedeva alla finestra e si riposava. «La morte si è dimenticata di me», ripeteva, mescolando uova e farina. Venne un inverno gelido, con tanta neve da far sembrare tondi i tetti e stretti i viottoli. Le giornate si facevano sempre più corte. Natale era vicino. Nella cucina della sua casa la vecchina era molto indaffarata. L'aria si appesantiva del vapore dolce di zucchero e mandarini. Le mani sapienti della vecchina mescolavano frutti, cannella, miele per dar vita a una pasta morbida e profumata. Era una ricetta segreta che aveva bisogno di tanto lavoro. Nessuno l'aveva mai scritta. La vecchina era talmente indaffarata fra i suoi impasti che non si accorse che un'ombra scura avanzava lentamente lungo il viottolo bianco. La morte si era ricordata di lei e andava a prenderla. Bussò alla porta di casa. La vecchina andò ad aprire, le guance rosse e il cucchiaio di legno fra le mani. «Devi venire con me», disse la morte, mostrando il suo sacco. «Oh, signora morte, hai troppa fretta. Dovresti aspettare un po'. Sto preparando il ripieno per il pane dolce di Natale». La morte non aveva mai aspettato nessuno e allungò il sacco. Ma la vecchina le fece assaggiare il suo pane. La morte rimase stordita. La vecchina le disse che quel sapore era niente in confronto al pane finito dopo la cottura e che se avesse pazientato avrebbe assaggiato un pezzo come si deve, ricco di sapore e fragrante di profumi. La morte non voleva farsi incantare dalle parole di una vecchia e fece per acchiapparla. Ma un pezzetto di uvetta che le era rimasto fra i denti le restituì un sapore sconosciuto che le fece venire nostalgia, una specie di vertigine e un attimo di smarrimento. La vecchina pronta la congedò dicendole che si sarebbero riviste dopo una settimana. La morte amava cogliere le persone di sorpresa e allora decise di ritornare dalla vecchina dopo 3 giorni. Questa volta non bussò, ma sbirciò dai vetri appannati. La vecchina stava sfornando dolci. La morte ebbe un nodo alla gola, ma si fece coraggio e bussò. «Sei in anticipo, ma entra pure, accomodati!» La morte non era mai stata invitata da nessuno. Di solito la temevano e la respingevano. Confusa, entrò. Assaggiò un dolcetto. Era così pieno di vita. Poi disse alla vecchina che non avrebbe aspettato neanche un attimo in più. Ma la vecchina la supplicò di aspettare solo un giorno, perché il torrone che stava preparando sarebbe diventato croccante solo il giorno dopo. Si doveva aspettare. La morte rimase col sacco aperto, dubbiosa, ma in fondo
giorno più, giorno meno, cosa avrebbe cambiato? Il giorno dopo, la morte si avvicinò alla casa della vecchina. Era quasi allegra al pensiero di sgranocchiare il croccante promesso. La morte non conosceva l'allegria e non era mai andata da nessuno che l'aspettava. La vecchina l'accolse con la sua solita gentilezza e le offrì uno scialle colorato per nascondere il suo abito nero che avrebbe spaventato i bambini che la vecchina ospitava in casa sua ogni Natale. Nella casa la legna scoppiettante illuminava una tavola ricca di croccanti, caramelle, castagne glassate e mandarini profumati. I bambini la accettarono volentieri in casa e si sedettero intorno a lei. La morte prima restò confusa, poi, rabbiosa, si tolse lo scialle colorato. Andò in tutte le stanze a cercare la vecchina, non avrebbe più aspettato. Trovò la vecchina in cucina. Stava impastando una morbida pasta gialla e mandava profumo di burro e lievito. Nel lievito si nascondeva il segreto della vita. «Non ho ancora finito, devo aggiungere ancora burro e aspettare che la pasta aumenti e aumenti. Diventerà un pane d'oro e quel giorno sarà Natale». Fu impossibile alla morte resistere alla tentazione di assaggiare quel pane lucido che già si allargava e cresceva. La signora nera se ne andò col proposito di tornare un'ultima volta il giorno di Natale. Natale arrivò in un lampo. «Vieni a sederti accanto al fuoco», disse la vecchina aprendo la porta alla morte. La nera signora entrò e accettò di farsi riscaldare dal sapore del pane d'oro di Natale. Masticava lentamente, lasciandosi rapire da quella fragranza, incapace di portare a termine il suo lavoro. La vecchina si accorse della sua tristezza, si tolse il grembiule e le sussurrò un segreto. Aveva nascosto le ricette dei suoi dolci fra le cialde profumate dei biscotti. Ora sarebbero vissute per sempre nei bambini. Era tempo di andare. Uscirono insieme dalla porta. Erano due sagome scure, sul sentiero bianco e freddo. Le due figure si fecero sempre più piccole. Da quel giorno la morte continuò a fare il suo lavoro, ma il giorno di Natale divenne un po' più pigra e golosa di dolci.